C'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. A Risolto Giallo! Salve, bentornati a Risolto Giallo, da Alessia Sorgato, prima puntata di uno spin-off della nostra trasmissione dedicata alle inchieste. Con me non c'è Mazzavillani. No, c'è no, la no. Zia di Mazzavillani. C'è Paola Varalli, che ringrazio tantissimo in questa sua presenza qui, che non è del tutto casuale, perché insieme a Paola abbiamo conosciuto anni fa l'ospite di oggi. Ecco a voi Raffaella Fanelli. Buongiorno, ben ritrovate. Grazie. Abbiamo conosciuto Raffaella, ti ricordi Paola, in una occasione molto bella. Al Garfagnana. Al premio Gran Garfagnana, dove c'è il comune amico di tutte e tre, Andrea Giannasi, che approfittiamo per salutare. E Andrea quel giorno premiava Raffaella. Sì. Ti va se partiamo da lì? Che cosa facevi lì? Che premio fu? Per quale tuo lavoro? E poi approdiamo al libro che presentiamo oggi. Sì, ero lì per ritirare un premio per la mia inchiesta sul caso Pecorelli, l'omicidio di Mino Pecorelli, giornalista ucciso nel 79. Grazie a una mia inchiesta giornalistica sono state riaperte le indagini e per Emons e Fatto Quotidiano ho realizzato un podcast sulla mia inchiesta. Ed ero lì per ritirare un premio al mio podcast AOP. Ed è stata una bellissima giornata e lì ci siamo conosciute. Ci siamo conosciute. In quel caso avevi realizzato solo un podcast o c'era anche una base cartacea pubblicata? C'era anche il libro, sì. È nato prima il libro La strage continua, che ha pubblicato Ponte alle Grazie, lo stesso editore di Chi ha ucciso Simonetta Cesaroni. Un libro d'inchiesta anche quello e il libro che poi ha fatto riaprire le indagini. E dal libro è nato il podcast. Voi stupirete, sapete che la Sorgato è una grande lettrice, in quel caso invece è stata una grande ascoltatrice, perché Raffaella ha non soltanto una capacità veramente singolare di raccontare le cose, ma con il suo piglio giornalistico le infarcisce di prove e le sue sono prove audio. Ecco perché oggi, con un continuum assolutamente logico, non soltanto perché l'autrice è la medesima e non soltanto perché stiamo per parlarvi di un altro grande caso, grande mistero della storia italiana, ma perché anche in questo caso Raffaella l'ha basato su voci. Sì. A te l'onore di mostrare questa bella copertina con voilà. un volto che gli italiani non possono... Eh sì, chi ha ucciso Simonetta Cesaroni? Chi si dimentica questo volto così serio in questa foto? Poi ve ne faremo vedere un'altra ancora più famosa. Come nasce questo lavoro? Questo lavoro in realtà nasce da un'inchiesta che poi ho sempre seguito, perché già nel 90, da giovane praticante, perché ero giovane nel 90, è stato il primo caso di cronaca che ho seguito come giornalista. E poi negli anni ho incontrato e intervistato tutte le persone, tutti i protagonisti di questa storia, le persone che sono state coinvolte e travolte da questo caso di cronaca, e quindi Pietrino Vanacore, Giuseppa De Luca, moglie del portiere, e Raniero Busco, Salvatore Volponi, il datore di lavoro di Simonetta, e Mario Vanacore, e anche l'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno, che era il presidente degli Ostelli. E Simonetta Cesaroni fu uccisa il 7 agosto del 90 proprio in quegli uffici, con 29 colpi di tagliacarte. Comunque di arma bianca. Raffaella, io direi che anche se molti di noi hanno vissuto questa vicenda in prima persona, comunque dai giornali, dai telegiornali, a favore dei nostri telespettatori io la ripercorrerei molto brevemente, ossia sì. Chi era Simonetta, che cosa ci faceva in quell'ufficio, quali erano le sue mansioni, come nasce in fondo sì. Così la scaturigine della vicenda. Simonetta era una ragazza di 20 anni, una bella ragazza, e fu prestata, fra virgolette, dalla Reli, dove lei lavorava, la società di Salvatore Volponi ed Ermanno Bizocchi, all'AIAG, l'associazione alberghi della gioventù, per inserire dei dati contabili in un computer, 2 giorni alla settimana, al martedì e al giovedì. Quella sera, quel 7 agosto del 90, lei non rientrò
a casa e un'ora e mezza di ritardo la sorella Paola si mette a cercare Simonetta e suona al datore di lavoro Salvatore Volponi per capire e sapere dove Simonetta fosse, quindi se c'erano stati dei ritardi, del lavoro in più. E Salvatore Volponi accompagna Paola Cesaroni, il fidanzato di Paola, Antonello Barone, negli uffici dell'AIAG, ma lo fa dopo ore di ricerche, perché pur avendo prestato questa ragazza agli ostelli, Salvatore Volponi ha sempre dichiarato: io in quegli uffici non ci sono mai stato, non sapevo neanche che fossero in via Poma. Stranamente la portiera, Giuseppa De Luca, la moglie di Pietrino Vanacore, negli anni ha sempre detto: no, io ho aperto quella sera proprio perché ho riconosciuto Salvatore Volponi. Ecco, qui iniziano le menzogne, inizia quella che io chiamo l'omertà collettiva. Tutti i dipendenti dell'AIAG negano di aver conosciuto, di aver solo visto Simonetta, e Salvatore Volponi nega addirittura di essere mai stato in via Poma. E quello che in realtà a mio avviso non è mai stato chiarito è il perché il perché di questa omertà, perché tutti prendono le distanze da quegli uffici e addirittura da Simonetta. Che cosa si faceva in quegli uffici? C'erano forse degli interessi istituzionali? Perché poi negli anni sono emerse tante cose strane. Anni dopo abbiamo scoperto che il primo ad arrivare in via Poma quella sera fu proprio un agente del SISDE che dichiarò di essere stato stranamente spostato proprio in quelle settimane alla questura di Roma. Ecco, questo signore è il primo ad arrivare perché disse: ero nel nucleo operativo, però è anche vero che chi prende le chiamate manda le volanti, non interviene in prima persona. Di fatto abbiamo scoperto anni dopo che lui fu il primo ad arrivare. E ho scoperto, parlando con la famiglia Vanacore, quindi con i figli del portiere e con la moglie di Mario Vanacore, Donatella, che quella persona chiese espressamente sia al portiere sia ai familiari di Vanacore di non fare il suo nome. Quindi noi non lo conosciamo. Ah sì che lo conosciamo. Ah, ecco, figurati se la Fanelli se lo faceva scappare. Il nome c'è e ti dirò di più, ma è stato preso e confrontato quel DNA, il DNA di questo signore, con un DNA che è stato estrapolato da una traccia di sangue rinvenuta in ascensore. Mm-hmm. E forse sarebbe il caso di farlo, credo. È ancora possibile. Sì, certo. E io vorrei leggere questa che mi è piaciuta tanto. La verità trionfa da sola, la menzogna ha bisogno di complici. E mi sembra sì, che abbia molto a che fare e con quello che stai dicendo. L'assassino di Simonetta di complici ne ha avuti, sicuramente ha avuto chi ha depistato. Parliamo un attimo della storia giudiziaria. Sai che io faccio l'avvocato, sì, quindi è lì che colgo e pesco. Sì. Quanti processi si sono celebrati? In realtà solo uno. Quello a Raniero Busco, l'ex fidanzato di Simonetta, nel 2010 viene rinviato a giudizio perché tracce del suo DNA vengono ritrovate sul reggiseno della ragazza, ma è anche normale, erano fidanzati e si erano visti due sere prima. Ma vengono ritrovati anche due DNA maschili, altri due DNA maschili. Sulla mai scena o sulla ragazza? Sul reggiseno. Sugli indumenti. E Raniero Busco viene processato, viene condannato in primo grado a 24 anni di carcere e assolto per non aver commesso il fatto. Tu hai letto la sentenza? In Cassazione. Certo, ho seguito tutte le udienze. Qual è la motivazione che diedero i giudici all'omicidio in capo a Busco? Questo poi in realtà il movente vero e proprio non c'è. Ecco, perché prima hanno parlato di una gravidanza, ma gravidanza no. Hanno parlato di un amore non corrisposto, ma erano due ragazzi di 20 anni. E Raniero ha sempre detto: io ero innamorato di Simonetta, comunque avevamo una storia. Lei mi è stata accanto quando ho perso mio padre. Non c'è un movente, perché avrebbe dovuto ucciderla? E poi è un operaio dell'Alitalia e nessuno si sarebbe mosso per proteggerlo e quella scena del crimine è stata ripulita. Chi avrebbe mai rischiato un'accusa di favoreggiamento per coprire un operaio dell'Alitalia? Ah, assurdo. Dovevano trovare per forza un colpevole, insomma. Ed è stata un'occasione persa, perché da quel processo in effetti poteva emergere molto di più. Cerco e trovo Caracciolo proprio durante quel processo. Io lo cerco perché nel fascicolo avevo trovato un'informativa su Caracciolo, un'informativa della Digos, che indicava questo signore come interessato alle giovani donne.
che aveva, insomma, come dire, ma un molestatore. Interessi, sì, si è scoperto dopo, oggi una donna è finalmente è venuta fuori a testimoniare, a dire mi ha stuprata. Addirittura. L'avrebbe stuprata stando a, usiamo il condizionale, stando a queste dichiarazioni. In realtà io mi fermo all'informativa della Digos, che chiude con una frase inquietante. Molti amici di famiglia avrebbero preso le distanze da Caracciolo proprio perché lo ritenevano coinvolto nella vicenda dell'omicidio di Simonetta Cesaroni. Ecco, quell'informativa era importante, si doveva indagare a mio avviso, però ecco che sulla scena compare Roland Wöhler, un trafficante, un truffatore austriaco, lo era e lo sapevano, però viene preso in considerazione, tanto che le indagini si spostano su Federico Valle, che era il nipote di Cesare Valle, un inquilino dello Stabile. Stando a Roland Wöhler, lui addirittura dice di aver saputo dalla mamma di Federico che il figlio era rientrato a casa sporco, insanguinato, cioè davvero una roba assurda. Eppure ci credono per 3 anni. Federico Valle resta sulla graticola insieme a Pietrino Malacore, che viene accusato in questo caso di favoreggiamento. E Pietrino Malacore, il portiere, poi in realtà è il primo ad essere preso di mira, anche perché è più fragile, anche perché quello no, ci sta bene in un giallo, l'assassino è il maggiordomo, in questo caso è il portiere. Il portiere, sì. Lo arrestano lui subito dopo il delitto, per una traccia di sangue ritrovata sui pantaloni. Peccato che quella traccia fosse del portiere. Che si era ferito facendosi la barba. Aveva un problema e quindi aveva queste tracce sui pantaloni. Ma la cosa ancora più assurda è che oggi il posto del portiere l'ha preso il figlio, nel senso che l'informativa dei carabinieri, per queste che sono le nuove indagini, portano al figlio del portiere. Assurdo anche questo, però. E qui apriamo una parentesi tornando ai giorni nostri, perché avrete sicuramente letto sui giornali, è impazzata per qualche giorno a inizio gennaio una polemica. Quest'anno inizia con le polemiche, tutto ciò ho già che visto una dozzina. Tutto ciò che è notizie, influencer, inchieste, e finisce ovviamente come al solito in risse mediatiche. Però questa ci tengo a chiarirla e lo faccio mettendomi la toga. Si è molto criticata la circostanza che si è emersa la notizia della richiesta di archiviazione, finalmente avanzata, nuovamente forse avanzata nei confronti di Mario Vanacore, senza che lo stesso avesse mai saputo prima di questo dell'essere stato iscritto nel registro degli indagati. E si è detto, ma come, non ne sapeva nulla e invece da un anno era indagato. Ma è così, la procedura è esattamente questa. E se ci fate caso, lo vuole il buon senso. Soltanto nel caso in cui vada inviato un atto istruttorio, come una richiesta di interrogatorio o una perquisizione, nel nostro sistema è dovuto l'avviso di garanzia. In tutti gli altri casi si procede senza che l'interessato lo sappia, per non metterlo in allarme e non inquinare eventualmente le prove. Quindi, quando si scrive di processi e di storie giudiziarie, bisogna fare come fa la Fanelli, cioè si scrive quello che si è approfondito personalmente e si scrive in procedura corretta, non si inventa. Perché tutti, perdonatemi, e qui mi tolgo un sasso dalla scarpa, tutti pensano di poter scrivere di procedura penale e nessuno viene a chiedere consiglio a chi la procedura penale la conosce e l'ha studiata. Ci sono le eccezioni e una è presente. Fine della parentesi. Beh, un noto quotidiano, il quotidiano che ha dato la notizia delle indagini o comunque dell'informativa che puntava su Vanacore, su Mario Vanacore, ha titolato il killer di Simonetta o qualcosa del genere, il figlio del portiere. Solo nell'occhiello, nel sommario, ha precisato che il GIP ha chiesto comunque l'archiviazione perché non ci sono prove, non ci sono, è soltanto una ricostruzione, come dire, illusoria. Non ci sono prove, non ci sono indizi, non c'è niente contro quel ragazzo. Ma la cosa ancora più assurda è che ancora una volta si punta su una famiglia che
modesta su delle persone semplici e non invece su, perché ci sono altri nomi. Io ho letto le carte e c'è un notaio. Perché non indagano sul notaio? Perché non hanno fatto il nome di questa persona? Perché è sempre la famiglia Vanacore? Ed è per questo che ha dato incarico al suo legale, il figlio del portiere, di querelare e ha querelato, ma ha querelato non solo le testate giornalistiche, anche chi da anni continua ad avvicinare la figura del killer a lui, così non è. Nell'informativa dei carabinieri viene detto che Mario Vanacore quel giorno andò in farmacia per medicarsi le mani. Quando c'è uno scontrino che riporta la marca di una crema acquistata per la figlia di pochi mesi che era lì. Era arrivato quella mattina da Torino, non conosceva Simonetta, aveva viaggiato tutta la notte, aveva riposato poi con la moglie nel pomeriggio e non aveva nessun motivo. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, sarebbe entrato in quegli uffici per fare delle telefonate, approfittando insomma delle telefonate interurbane a Cantù, dove vive il fratello, e a Torino. Peccato che il fratello Mirko fosse in vacanza a Gaeta. Ecco, la ragazza avrebbe visto la ragazza e preso da Raptus, cercato di violentarla e quindi... Cosa che invece non è avvenuta. Ma assolutamente no, lei non è stata stuprata, ma al di là di tutto, insomma, vedere una persona che viene scoperta a fare delle telefonate e a un certo punto si rischia la violenza, credo, insomma, a quel punto sarebbe Mario Vanacore. Paola, sarebbe, tu che sei una scrittrice di gialli, non una giornalista e non un avvocato, no. Secondo me in questo momento stai pensando... Certo che se ci fossero stati all'epoca i metodi investigativi che ci sono adesso, le prime cose che avremmo fatto all'epoca non sono state fatte, controllare il computer su cui lei stava lavorando. No, il computer fu spento dalla polizia, staccarono la presa del computer. Vedi, per esempio. Un'altra si mise a disegnare un pupazzetto e una scritta che per 18 anni è stata attribuita all'assassino. Salvo poi rivelare a un giornalista, ero nervosa, quel disegno l'ho fatto io. Insomma, sono state degli errori involontari, c'è il punto di domanda. Troppi errori per pensare che quel 7 agosto in via Poma, cioè dobbiamo pensare che lì siano arrivati soltanto degli incapaci, delle persone... insomma, beh, cancellano i messaggi. Tu abbia messo il nocciolo proprio sul, cioè è il movente che non c'è, mi sembra, no? È quello uno dei grossi problemi di questa storia. È quello che va cercato, perché poi in realtà si parte sempre dal movente, no? Per arrivare a un assassino. Quello non c'è. Cioè, non è troppo debole questa storia delle telefonate, piuttosto che non ha nessun senso. E poi l'uomo del SISDE. Che arriva lì, ma non so, da i dove servizi arriva, entrano troppo spesso in questa storia, ci sono troppe coincidenze. Vito Di Cesare, che era il segretario dell'AIAG, era anche il cognato di Riccardo Malpica, che all'epoca era direttore del SISDE, Vincenzo Parisi, ex capo della polizia, che insomma... comunque aveva un rapporto con la persona che arrivò per primo. Ci sono l'inchiesta sui fondi neri del SISDE che esplode 3 anni dopo l'omicidio di Simonetta. Ci sono troppe coincidenze. Sapeva qualcosa? O ha visto qualcosa? O ha letto qualcosa? Chi lo sa? Sono congetture, ovviamente. Ma questo AIAG, perdonami Raffaella, te lo sarai chiesta anche tu, ma a questo punto ci viene veramente spontaneo. Era un ufficio reale o era una copertura ai servizi segreti? Ma che, tra l'altro mi sembra di aver letto proprio nel tuo libro che nella stessa palazzina c'era un ufficio copertura. Sì, questo me lo rivela un ex agente dei servizi. Mi dice che lì c'era un ufficio dei servizi, ma... prima, ecco, l'attività dell'AIAG e la presenza di Caracciolo il 13 agosto, pochi giorni dopo l'omicidio di Simonetta, gli uffici vengono dissequestrati. Lui entra in quegli uffici ancora prima del dissequestro e quando la portavia viene visto proprio dal papà di Simonetta, quindi non può esserci un errore. Il padre di non Simonetta, sono Ivanacore a dirlo. Assolutamente no, Claudio Cesaroni dice: incrociai
in cortile l'avvocato Caracciolo. Io volevo e avevo chiesto a un maresciallo di accompagnarmi su negli uffici perché volevo vedere il posto dove avevano ucciso mia figlia. E lui incrocia l'avvocato Caracciolo che stava portando via dei faldoni, delle carte insieme a una segretaria. Ecco, lascia queste carte alla segretaria e accompagna su il papà di Simonetta. La serratura era stata cambiata e Caracciolo ne aveva le chiavi. Ora ci sono insomma, sicuramente ci sono state, c'è stato un depistaggio a mio avviso, sicuramente c'è stato l'intervento di qualcun altro dopo l'omicidio, ed è per questo che ad oggi non si conosce il nome dell'assassino, che non è sicuramente Mario Vanacore. Piccolissima parentesi per farci sorridere. Raccontaci dell'incontro tuo con Caracciolo, perché nel libro ne parli ed è, beh, è un momento oggi in cui tiriamo il fiato. Facciamolo insieme anche ai risultisti. Ne sorrido oggi, in quel momento non, né io né Mauro Consiglio, che era il fotografo del settimanale Oggi che mi accompagnava, nessuno dei due ha riso, anzi. Io ecco, cerco Caracciolo per quell'informativa, lo cerco perché c'era un verbale di confronto con Luigia Berrettini, che era una dipendente dell'AIAG, dove insomma Luigia Berrettini diceva: io ho saputo dall'avvocato Caracciolo, lui mi ha detto guarda che sotto c'è una cosa grossa, un giorno ne riparleremo. C'è stato poi questo confronto e Caracciolo ha negato. Caracciolo ha sempre detto: non ho mai visto, mai conosciuto Simonetta, ed è strano anche che una persona prenda a lavorare senza conoscere, senza mai visto una ragazza. C'erano tante cose strane che mi portano a cercare Caracciolo, e c'era una notizia all'epoca pubblicata proprio dal Messaggero che dava l'avvocato Caracciolo per morto. Avendo letto quei verbali ho detto no, è vivo, e quindi lo cerco e lo trovo a Tarano, dove lui aveva una tenuta. Il fotografo è rimasto fuori, e busso alla porta e lui arriva a piedi nudi, camicia aperta, quindi evidentemente stava riposando, era un primo pomeriggio di giugno. E mi presento, dico di essere una giornalista, e lui mi invita, mi invita all'interno, però mi chiede di lasciare fuori la borsa con dove avevo il registratore, modello carcere, block notes. Beh, però temeva avevo, che tu avessi un registratore, ce l'avevo, che, infatti ovviamente ce l'avevo e ho registrato 40 minuti di chiacchierata con Caracciolo, 40 minuti dove lui mi conferma di aver conosciuto Simonetta, e dove lui mi dice, mi parla di un suo amico dei servizi. Questa cosa viene fuori chiacchierando, perché io incalzavo e insinuavo, e questo lo aveva parecchio infastidito. Alla fine, proprio perché infastidito, mi prende per il braccio e mi lancia fuori. Ah! E apre i cani. Ah! E quindi c'è stata questa corsa mia e del fotografo verso l'auto. E quindi, insomma, sì, è stato parecchio complicato. Poi mi fa ridere anche il fatto che Caracciolo abbia dichiarato: mai vista, mai incontrata, mai parlando conosciuta, di te. Lui, parlando lui di me. Era così, non si ricordava le donne non che si ricordava. E sì, poi hanno intestato 40... un appartamento. Ti ricordi quella che intestava? La sua insaputa. Ah sì, sì, è tutto a sua insaputa. Tutto a sua insaputa. Del suo insaputa, sua insaputa non è male. Insaputa non è male, no. E quindi niente, poi alla fine davanti ai 40 minuti di registrazione ha fatto dietro fronte. Ma quindi all'inizio ti è sembrato gentile... E poi tu gli devi avergli fatto qualche domanda. Sì, continuavo un po' scomoda. Beh, poi voglio dire... si sia inalberato in quel modo. Il nome di Caracciolo c'è anche su una cassetta di sicurezza che Massimo Carminati ha aperto quando lui fa il furto al cavò del Tribunale di Roma, cittadella giudiziaria, con la complicità di Carabinieri. Entra con questa banda di cassettari e delle 900 cassette di sicurezza presenti ne apre 147. E una di queste 147 è anche quella dell'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno. Insomma, è strano, no? Uno apre la cassetta di sicurezza di avvocati, di magistrati, del giudice Domenico Sica, che all'epoca conduceva le indagini sull'omicidio Pecorelli. Quindi quel furto, diciamolo, è stato per Massimo Carminati una sorta di lascia passare giudiziario, perché poi lui è sempre stato assolto. E c'era anche questa cassetta di sicurezza, insomma... Fanelli, lei si rende conto che se al suo posto ci fosse la Baralli e se quello che tu ci stai raccontando l'avesse scritto lei, noi tutti le diremmo: ma piantala per favore, ma troppe coincidenze, ma troppi misteri. Questa è la considerazione che la surrogato ha della zia di Mazzavillani, ve lo dico.
No, questo è per dire che la storia italiana è molto più gialla, noir e thriller. Ragione. Di quello che i nostri scrittori scrivono, perché i nostri scrittori si limitano perché pensano che i lettori dicano loro: ma per favore, certo, sentite i giornalisti. Invece questo è un giallo vero. Invece è vero, la realtà è più gialla della nostra vero. Fantasia. Bene, tempus fugit. Stai... A cosa ti dedicherai adesso, Fanelli? Mi fai paura. Che cosa vai a scoperchiare? Ma io sto continuando a lavorare sul caso Pecorelli, anche perché le indagini sono ancora in corso e sono in mano peraltro a un magistrato tosto, che ti piace. Bravo. E bravo. E bravo è Erminio Amelio. E insomma, sono certa, sono sicura che qualcosa arriveremo. E poi ovviamente su Via Poma. È stata chiesta l'archiviazione, però so anche che l'avvocato, bravissima altrettanto, Federica Mondani, della famiglia Cesaroni, ha già presentato posizione. Quindi chissà, forse questa... Anche perché mi sento di dire, e lo dico a malincuore, credo che per entrambi, sia per Simonetta, sia per Mino Pecorelli, sia l'ultima possibilità. È davvero difficile che si possano queste due inchieste riaprire. Quindi le indagini ci sono oggi, ci sono in corso, ed è giusto che si arrivi a una fine, a un nome. Perché quel nome, voglio dire, per quanto riguarda Mino Pecorelli, è scritto, è lì. Per Simonetta si tratta di indagare, come chiede Federica Mondani. E noi indagare aspettiamo, seriamente. Aspettiamo questi esiti. Brava, Fate, brava Varale, fai rivedere. Raffaella Fanelli, chi ha ucciso Simonetta Cesaroni? PM, Ponte alle Grazie, editore. Ponte alle Grazie. Ponte alle Grazie. Grazie a tutti e alla prossima puntata. Grazie. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. A Risolto Giallo!